Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale, sono Orso. Allora, oggi un video un po' particolare, breve, più che altro serve a me per ricordarmi i prossimi anni che ottobre abbiamo avuto. Adesso vi porto a raccogliere gli ultimi ortaggi di ottobre. Gli ortaggi sono quelli estivi, però, e lì sta la bellezza di questo video. Quindi, piano piano, piano piano, cominciamo a raccogliere peperoni, tra un po' vedremo melanzane, peperoncini. E la follia di questo periodo storico, di questi cambiamenti climatici a cui stiamo assistendo molto velocemente. Io ho qualche anno sulle spalle e ricordo che quando ero piccolo io, cioè il secolo scorso, che detto così suona brutto, ad ottobre accendevamo gli scaldamenti e a marzo li spegnevamo. Ora a ottobre raccogliamo le melanzane, quello che c'è, e ad aprile abbiamo ancora il riscaldamento acceso. Non ho voluto togliere l'orto estivo, o almeno non tutto. Guardate, guardate che zucchine, guardate. C'è qualche limaccia, ma guardate che bellezza. Perché mi sono detto, se fa un ottobre caldo, allora qualcosa raccogliamo. E al pari dell'estate, vedete, questa mi era sfuggita. Guardate qua. Guardate che questo è troppo grosso ovviamente, ma è commestibile. Eh? E visto che a ottobre le zucchine naturalmente non ci sono, averne una così vale oro. Ecco, guardate che belle queste. Queste piante qui. Adesso sono coperte dalla vegetazione, le ho trapiantate ad agosto, eravamo in pieno caldo, quelle che avevo messo a giugno non producevano molto, ho voluto metterne alcune un pochino più tardi per averle a scalare, in realtà non hanno mai prodotto queste piante, stanno iniziando adesso, ci sono dei fiori, guardate che spettacolo, guardate che bello, questo lo lascio perché diamo da mangiare un po' agli insetti impollinatori. Questo è il reparto delle melanzane, questa l'avevo vista l'altro giorno. Beh, di cosa vogliamo parlare? Guardate lì. Il bello è che abbiamo ancora i fiori. Ovviamente questi non faranno nulla perché è previsto comunque un peggioramento delle condizioni meteo per fine ottobre. Guardate lì. Cosa ho scoperto? Questa mi era proprio sfuggita. Ma che spettacolo! Un'altra parmigiana. Queste le raccolgo perché stanno diventando vecchie. Ormai la crescita è quella che è. Cioè, ma guardate. Quante ce ne sono? Ma è una cosa. E queste non sono quelle in estate. Eh? Abbiamo poi i peperoni, ragazzi, ma incredibile. E abbiamo poi questi cespi di insalata che sono fantastici. Ho avuto un po' di attacco di lumache, ma ovviamente quelle brutte le do alle galline. Ecco, questa viola che vedete è una pianta innestata, non ha reso molto quest'anno, eh. Devo essere sincero, non mi ha dato moltissimo. Abbiamo un peperone che, poverino, ma
Che bello che è! E anche i peperoni sono in fiore, eh? Guardate qui. Allora, gli scorsi anni, e l'ho fatto per 3-4 anni, toglievo la pianta dal terreno e la mettevo in serra dentro o dei vasi grandi o per terra avevo fatto un bancale. E in quel modo lì, facendo attenzione a togliere tutto il panetto di terra, quindi a non far soffrire la pianta, più di una volta ho raccolto peperoni fino a dicembre. Poi ovviamente il freddo era quello che era, perché la serra non è riscaldata. Bene, dai, è stato un video molto tranquillo, molto rilassante. Era giusto per vedere un po' insieme a voi quello che ci ha dato la natura fino a questo momento. Oggi, come vi dicevo, siamo a metà ottobre e queste piante le terrò fino a che posso, insomma, se va bene fino a metà novembre, poi ovviamente le dovrò estirpare. Grazie per essere stati con me anche oggi. Mi ha fatto piacere, insomma, farvi vedere un po' quello che può dare l'orto anche fuori stagione. Spero di avervi lietato per qualche minuto la giornata, dai. Grazie per essere stati con me anche oggi. Vi auguro una buona giornata, giovedì prossimo.